essere anche retorici, ma abbiamo è grave, però non deve succedere, ma i ma e i però sono colpevoli come le parole violente che possono spingere qualcuno a gesti di morte. È scesa in piazza a Rimini dopo l'aggressione a Emmanuel, il 25enne nigeriano accoltellato e investito perché straniero, che rimane gravissimo in ospedale. Un gesto folle, un gesto di morte, un gesto che non può essere accettato. Le parole pesano. E a riscrivere il lessico dell'integrazione erano centinaia di persone provenienti da una quarantina di realtà del territorio tra istituzioni e associazioni. Sono qui oggi senza divisa, senza bandiere, senza colori, perché la pace non deve avere confini. Perché sei qui oggi? Per farsi sentire, capito? Perché il fatto che noi siamo vittime ogni tanto, cioè, di un razzismo. Per la nostra vita. Noi siamo qui per mostrare alla gente, noi. Non è che paura, non c'è, perché la legge è diritto per tutti, diritto per noi dei neri, diritto per gli italiani. Anche se Rimini è conosciuto come provincia, accoglienza, tutto quanto, ma c'è il razzismo ancora, c'è. Noi siamo delle persone come gli italiani. Purtroppo la xenofobia e il razzismo, il problema è che trova un brodo culturale buio che oramai nella nostra società si è innescato, che è legato anche alla condizione di disagio, di povertà, di austerità che i paesi stanno attraversando, che fanno rinascere razzismo, xenofobia e fascismi.